Amiche e amici, eccoci qui per un nuovo video sul canale di Vince. Oggi voglio parlare di una cosa che secondo me è un po' capita male, nel senso che gli altri sono un nostro specchio. Ecco, quello che spesso sentiamo dire da quelli che dicono di essere maestri o quelli che sono maestri è che quando una persona dall'altra parte ci crea un qualche tipo di stato negativo o di reazione negativa, questo avviene perché è un nostro specchio. Ora, questa affermazione è vera, è assolutamente vera, ma il problema è che spesso viene mal interpretata. E questo l'ho scoperto sulla mia pelle quando circa 20 anni fa, durante un corso, spiegando appunto alcune dinamiche più o meno spirituali o altro che possono verificarsi quando noi interagiamo con gli altri, dissi in aula che in realtà le persone che ci fanno qualcosa, che ci fanno star male, che ci fanno arrabbiare, che ci fanno intristire, in realtà sono un nostro specchio, quindi vuol dire che, non so, se ho dall'altra parte un narcisista, vuol dire che dentro di me c'è una parte narcisista, quindi se dall'altra parte c'è uno che fa del male, vuol dire che dentro di me in realtà c'è probabilmente un sadico nascosto da qualche parte. Una persona, giustamente, e questo me lo ricordo bene, è rimasto molto impresso nella mia mente, giustamente si alzò, quasi non andò via, ma disse: "Oh, questo non è possibile, non puoi dirmi che quella persona è il mio specchio in questo modo, cioè che in realtà lui e io siamo la stessa cosa." E su questa cosa ho cominciato a rifletterci. È vero, 20 anni fa avevo anche molta meno esperienza, avevo molte meno conoscenze, e riflettendo su questa cosa poi arrivai a capire che non è sempre così. Allora, è vero, quando io, che sono un narcisista, incontro un altro che è un narcisista, e a un certo punto questa cosa mi fa incazzare perché dall'altra parte trovo una persona che cerca di prevalere su di me. Allora, in questo caso è vero che quello è uno specchio pari pari al mio, anche perché due persone della stessa polarità si respingono. Ma in molti casi, quando c'è gente che ci crea disagio, ci crea fastidio, o spesso attiriamo certe persone costantemente nella nostra vita, lo specchio è inteso in un altro modo. Capita spesso che, per esempio, un narcisista o comunque un sadico vada a trovare vittime, quindi persone che si pongono come vittime e non come narcisisti, e che poi in realtà sono veramente vittime, queste persone. Ma dire a questa persona: "Guarda che in realtà dentro di te c'è una parte che è come lui", cioè sarebbe veramente, non dico un'atrocità, ma sicuramente un dissacrare questa cosa, e che dentro questa persona c'è una parte vittima che attira una parte sadica nell'altro, o per esempio una parte narcisistica che quindi è alla ricerca di persone da sottomettere, persone da mettere un po' sotto i piedi, da trattare male, eccetera eccetera. In questo senso possiamo vedere gli altri come uno specchio, sono uno specchio di nostre parti interne che ci permettono di capire su cosa lavorare, e quindi bisogna diventare bravi non più ad arrabbiarsi e chiudere subito con certe persone. Anzi, io forse sono uno di quelli che quando uno ti dà fastidio dico chiudi, però prima di arrivare a chiudere sarebbe opportuno dire: "Ok, questa persona crea in me questo tipo di reazione, questo tipo di stato interiore, allora perché mi capita questo? Questo in realtà ti sta capitando perché hai una tua parte che reagisce, allora devi lavorare su quella parte, quindi devi fare questa auto-osservazione." Voglio fare un altro esempio. Io ho un caro amico che ha avuto una madre che sin da piccolo gli ho sempre raccontato un sacco di bugie, ma veramente tante, 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 cioè è stato un continuo raccontargli balle, per cui lui è diventato estremamente intollerante alle bugie. Però dire a questo: "No, guarda che in realtà quella persona ti fa incazzare perché tu sei un bugiardo, è uno specchio di te." No, in realtà quella persona, questo mio amico, dovrebbe lavorare su quegli imprinting emozionali negativi causati dalla madre. E quindi in questo senso, nel momento in cui finalmente riesce a staccarsi emotivamente da quanto accaduto, e questo puoi farlo con auto-osservazione,
o facendo delle tecniche come quelle della PNL, questo può permetterti assolutamente di staccarti e fare in modo che quelle persone non ti capitino più nella tua vita. Perché questo è il bello, cioè a cosa mi serve tutto questo lavoro? Perché c'è gente che sono anni che si continuano a lamentare, ma guarda, io c'ho sempre queste persone, queste mi ricapitano sempre, non è possibile. Questo accade semplicemente perché abbiamo dei ganci a livello inconscio, che possiamo anche dire anche a livello energetico, che fanno in modo che queste persone continuino, cioè è un discorso di complementarietà. Se io sono vittima, attiro il carnefice e lo attiro inconsciamente. Questo capita nei rapporti di coppia, tante volte diciamo: ma io sono una brava persona, non so perché mi capitano tutte donne che poi mi trattano male, che mi fanno questo. E questo capita sicuramente per questi motivi. Ecco perché diventa importante imparare a lavorare su se stessi, fare auto-osservazione. Molti dicono: ah, ma io ho lavorato su me stesso, però mi continuano a dar fastidio. Allora vuol dire che non hai lavorato o hai lavorato male. E io consiglio ad esempio la programmazione neurolinguistica, non certo quella, diciamo, che spesso viene propinata, ma una PNL più umanistica, più integrata e sicuramente più efficace, che permette di lavorare su queste parti inconsce in maniera tale che ci possiamo staccare questi ganci, e questo permette di non avere più queste persone, perché non c'è più il gancio. Tante volte accade nei rapporti di coppia di persone che per anni sono andate avanti, però come? Litigando, facendosi del male, e paradossalmente quella è la dinamica che ha retto il rapporto a livello inconscio, stranamente, che a un certo punto o uno o l'altro lavora su se stesso, evolve, e di colpo il rapporto salta, cioè nel senso che non ha più motivo di esistere, perché non c'è più la dinamica inconscia che li tiene agganciati. Ecco, questo è importante. Tante volte a me capitano persone che vogliono lavorare in merito alla relazione di coppia, e tante volte dico loro: occhio che se ci lavoriamo rischi che poi dall'altra parte non trovi più quel gancio e perda ogni interesse nei tuoi confronti. Quindi bisogna stare attenti da questo punto di vista. Uno dire: che cosa è più importante, il fatto che io stia bene o che debba continuare a stare in questo rapporto di coppia magari non sano, rapporto costo-benefici? E qualcuno può benissimo decidere cosa fare. Ora, questo io poi come l'ho capito? L'ho capito studiando, approfondendo l'Enneagramma. Io l'Enneagramma l'ho conosciuto circa 20 anni fa, forse qualcosa di più. E si approfondisce in realtà più che studiando sui libri, proprio guardando le persone, riconoscendo gli Enneatipi. Ora non è un video sull'Enneagramma questo, che si occupa di tipi umani, i nuovi tipi umani, però studiando l'Enneagramma è lì che ho capito questa storia degli incastri, no? Del famoso specchio, perché si creano delle alchimie di coppia tra un tipo e l'altro in base al fatto che uno magari è sadico e l'altro è masochista, in base al fatto che uno è altruista e l'altro è egoista, e quelle sono alchimie perfette. Da un punto di vista razionale la gente non se ne accorge, diciamo: ho incontrato la persona giusta, è fantastico. Poi nel corso del rapporto, se non c'è un'evoluzione, poi viene fuori tutto ciò che di negativo c'è in una e nell'altra persona, o magari solo in una di queste due, ci si lamenta dell'una e dell'altro, ma si rimane all'interno. Questo è importante, quindi ricordiamoci che è vero che gli altri sono il nostro specchio, ma non necessariamente vuol dire che l'altro è uguale a me, ok? Anzi, il più delle volte, più che uguale a me, mi sta a indicare quella parte, quel gancio sul quale io dovrei lavorare per fare in modo che quelle persone non ci siano più nella mia vita. Poi qui possiamo aggiungerci qualcosa legato al karma, al fatto che nulla viene per caso e che se queste persone ci sono nella nostra vita, ci sono per aiutarci a evolvere. Guardate, torniamo un'altra volta su quello che ho detto prima, ma potrei aggiungere anche gli insegnamenti orientali, che il tuo miglior maestro è il tuo nemico. Quindi queste cose, se tu le rivedi sotto quest'ottica, ti vai a rendere conto che hanno ragione fondamentalmente, e che quindi prima di liquidare, giudicando, dando addosso, quando ci capitano queste persone sono delle occasioni importanti. Poi certo, se io non ci lavoro e continuo solo a incazzarmi perché ho queste persone,
semplicemente continuerò a fare il resto della mia vita in questo modo. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, mi raccomando, like, pollicione in su, condividilo con i tuoi amici. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti ora e clicca sulla campanellina, così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video. Io ti mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!